So solo che quando ho iniziato a fare dolci, mia nonna mi ha insegnato a usare ricette semplici partendo da ingredienti di base. E il burro di nocciole speziato non è uno di questi? È come quando inizi a studiare musica, si inizia da... Do, re, mi... Esatto! Beh, con i dolci è molto simile. Si comincia con uova, zucchero e burro... Inizio a capire. E se vuoi trovare una ricetta semplicissima, cerca le parole magiche tutto in una ciotola. Una ciotola? Mi sembra l'ideale! Ricetta dolce con arancia e cioccolato tutto in una ciotola. Eccone una! Biscotti facili all'arancia con semplice glassa al cioccolato. Come ti sembrano? Deliziosi! E molto più fattibili di una torta a tre piani! Ciao, Poppy! Come va con il tutto in una ciotola? Ho avuto qualche problema a trovare la ciotola della dimensione giusta. E poi mi è finito l'impasto sul cellulare! Tu mescola, io leggo. Oh, ehi! Ti piacerà questo passaggio? La quantità di cioccolato e nocciole la decidete voi. Date vita al vostro mix di sapori preferito come farebbe un direttore d'orchestra creando la sinfonia perfetta per le vostre papille gustative. Quindi il cibo è come una sinfonia per le papille gustative? Ora sì che si parla la mia lingua. Incorporate il burro e lo zucchero e aggiungete la scorza d'arancia. Quanta scorza d'arancia? Tra l'altro, cos'è per l'esattezza? La buccia grattugiata finemente. Oh, ok. Mettetene un cucchiaio oppure fermatevi quando fa cantare le vostre papille. Non so bene cosa voglia dire. Ma è squisita! Sì, direi che è perfetta! Wow, le tue papille hanno proprio cantato! Hai imparato a fare dolci a tempo record! Un successo da disco di platino!